paura? Fanno musica speciale. Celtica, no. Celtica, Celtica. Ah, ecco. Celtica. Questo è il ponte che unisce il Mantovano e che è stato inaugurato il 1 ottobre del 1900. Il fiume per Isola è importantissimo per tutto il paese, in modo particolare per noi come osteria. Noi siamo nati proprio come osteria, che principalmente era il pesce di acqua dolce. Mio padre era un valentissimo pescatore, che lo faceva anche di professione per tanti anni. Anche mia madre era specializzata nella frattura di pesce, nella lavorazione di tutti i pesci di acqua dolce. Questa è la piazza del paese. La crepa c'è dal 1832 intanto, però sicuramente non c'era il tempo dei Gonzaga. Al tempo dei Gonzaga era il palazzo della guarnigione. Ecco, questa è una invece della crepa, invece siamo già prima della guerra e già diciamo com'è adesso. Ecco. Lino, ma cosa si andrà a fare? Ora si andrà a ritucare anche questi? Nettei con la spassetta, in nettei con la spassetta anche? Da tirare a spur? Dopo. Ah. Stiamo percorrendo la strada che va a Castiglione dalle Stiviere, dove c'è il pescivendolo che è il mio fornitore di pesce. Troveremo principalmente il pesce d'acqua dolce. Qua, ci sono dei dolci. Ci sono dolci, ci sono anguille, roba speciale. I pesci che noi usiamo per le nostre ricette, essendo il nostro locale vicino al fiume Oglio, e quindi la nostra tradizione è fondata esclusivamente sul pesce d'acqua dolce. Classico lucio in salsa, servito con un po' di polenta, con un'anguilla arrotolata, e viene servito su un'insalatina fresca. Lavarelli 1,5 kg, e poi lucio 4,2 kg, carpa 2,5 kg. Com'è? Ecco, qua noi cerchiamo di avere la rappresentativa di quelli che crediamo i salumi migliori. I salumi per noi sono stati importantissimi, perché è stato il primo vero momento di gastronomia che abbiamo riproposto. Quando uno veniva alla crepa, una bottiglia di vino e i salumi c'erano sempre. La nostra clientela è una clientela sia locale, noi abbiamo ottenuto un buon rapporto con il paese, che la gente viene tutti i giorni dall'aperitivo al caffè. Non gliela perdona nessuno, la batte a tutti. Anche a te? No, meno. Anche a te? No. Portami ancora la spumantina. E in più abbiamo una clientela che viene dal di fuori, che vogliono, che sempre di più è gente che gira, che vuole scoprire le cucine dei vari territori, viene un po' da tutta Italia. Noi facciamo una cucina tradizionale del posto, cerchiamo di ripetere le ricette, le più classiche che noi abbiamo come tradizione, e cerchiamo di servirle al meglio che le sappiamo fare. Celtica, celtica, non so se viene dal coro, ma dal Galles, non so, penso.